non esistono dei cibi sani e non esistono dei cibi non sani. Piuttosto esistono degli alimenti che apportano maggior nutrienti e degli alimenti che invece apportano principalmente più grassi e più zuccheri, ok? Perché in un contesto di alimentazione inclusiva, in un contesto di equilibrio alimentare, voi sapete benissimo che possiamo inserire tutti gli alimenti. Anzi, dobbiamo farlo, perché se voi fate la dieta monoalimento, il pasto sostitutivo, mangiate solo frutta e verdura, fate la dieta con i cibi sani, quindi mangiate solo il pollo, solo le verdure, ma voi dove pensate di arrivare così? Ve lo dico io che cosa succede. La fine che fate quando vi sottoponete a questi regimi è quello di alzarvi di notte e andare a mangiare. È quello di approfittare di qualsiasi scusa per rifugiarvi nel cibo e per aumentare i chili che già avete, che dovete perdere, perché è tutta una conseguenza. Restrizioni uguale fame nervosa, abbuffata.